Salve, come ha detto il signor Boni, io sono l'ingegner Farina, ho un leggerissimo disturbo nella dizione, spero di riuscire a farmi capirlo lo stesso, è così. Sono responsabile R&D del Tecaster. La presentazione di cui parleremo oggi è inerente, è stata sviluppata insieme al Politecnico di Milano. È una valutazione dell'impatto ambientale passando dai tre diversi ordini di laminazione adesso presenti sul mercato: le vecchie termostatiche meccaniche, la valvola di espansione a solenoide, quindi con la pulsazione modulata, e la valvola espansione step. La tecnologia e la sostituzione dei gas vanno di pari passo nella valutazione dell'impatto ambientale, come dicevo prima qua, collaborano. La collaborazione di questi due fattori, organi di espansione e gas, hanno un impatto anche su tutto il resto del circuito, tipo compressori a inverter. Adesso vedremo a spiegarlo. Questo qui è un brevissimo riassunto della storia degli ultimi 20 anni. Io non lavoro a casa da 30 anni, ma penso che si veda. Però c'è stato un grosso cambiamento nelle varie normative, eliminando di volta in volta qualche gas fino al 2022, che da HFC nella refrigerazione dovranno principalmente sparire, perché un HFC che abbia un GWP di minore di 150, c'è forse l'R32, ma è un gas infiammabile, quindi avrà una storia un pochino differente. Allora, esistono vari sistemi per la valutazione di impatto ambientale. Non si può passare solo dalla vecchia valutazione del GWP o dalla valutazione del COP di un impianto, perché il GWP è un inquinamento solo del fluido. Il COP è una caratteristica dell'impianto, quindi negli anni passati si è definito questo parametro qui, che è il TEWI, dopo spiegherò anche l'acronimo, che passa dalla valutazione di tutta la creazione del ciclo frigorifero, cioè quanto mi costa creare il gas, quanto mi costa creare l'impianto e in quanti anni questo impianto inquinerà. Cioè, se io il tempo tiene conto della vita dell'impianto, io faccio questo impianto, quindi di 10 anni andrà mantenuto, quindi avrà delle perdite. Queste perdite mi comportano un lavoro aggiuntivo. Questo è un riassunto di quello che stavo dicendo. Il valore del TEWI, Total Equivalent Warming Impact, parte da una parte che è l'impatto diretto, che è quello dovuto proprio al circuito refrigerante, al gas stesso. Poi c'è l'impatto indiretto, che è quello dovuto alla produzione del gas, che tutto viene dimensionato con tonnellate di CO2 equivalente. Come dicevo, c'è la somma dei due tipi di perdita. Spiego: perdita durante il drizzo, perdita durante la produzione, energie. Queste sono tutti punti della produzione della vita del gas o dell'impianto che generano un impatto ambientale in termini di tonnellate di CO2 equivalente. Il test, come è stato
svolto. Di Castel abbiamo un impianto che è composto da due celle, con una centrale petrolifera all'interno della cella, di cui dopo ci sarà anche un semplice andai. Sono due camere fatte proprio molto semplici in maniera didattica. Al cui interno sono stati montati tre organi di espansione differenti: termostatica, caster, stepper caster, chiaramente, e pulse caster, comandati da una elettronica Elwell. L'interno della caster, l'interno del market, mi sembra che era 448, non mi ricordo. C'è dentro l'area 448A, questo come vi dicevo è un semplice circuito molto didattico, qui l'ho anche molto semplificato, i compressori sono frasco, la condensazione è aria-aria, tanto abbiamo fatto sempre poi nello stesso periodo dell'anno. Prima di ogni unità e a monte di tutto l'impianto c'erano dei wattmetri, perché è importante sapere anche il consumo energetico dell'impianto. Perché dico prima di ogni di un impianto e prima di tutto il carico? Perché non mi basta sapere solo il consumo del compressore. Io devo arrivare a capire quanto mi consuma tutto l'impianto. Quindi l'elettronica, la completazione della cella, l'inverter, anche le ventre dei condensatori esterni, perché un buon funzionamento degli organi di alienazione si ripercuote, come vedremo, su tutto il sistema. Questo è il ciclo frigorifero che abbiamo utilizzato per fare le prove. Come vedete, non sono celle enormi, sono celle di prova su cui testiamo tutti i nostri prodotti. Allora, come tornando a una folla che ho detto prima, dai dati che vedremo a seguire, vedremo come la qualità dell'allenatore, dell'espansione del fluido prima dell'evaporatore, si ripercuote su tutto il circuito. Come vedete, abbiamo cambiato solo l'organo di espansione a parità di potenza. Vedremo come il compressore lavorerà in maniera differente, come le ventre lavorano in maniera differente, vedremo come l'efficienza cambierà. Non dico che con questa analisi è difficile dire che sia meglio usare una valvola piuttosto che l'altra per generare feather e mantenere il feather all'interno della camera. Sicuramente con questa analisi riusciremo a dire che la collaborazione tra l'organo di reazione e il consumo del compressore e il fluido, diciamo, all'interno normative riesce a avere un impatto inferiore. Abbiamo rilevato il comportamento della cella, il traiettorio di raggiungimento del regime della cella. Abbiamo fatto anche delle prove variando il carico nella cella, non celle vuote, prova a cella senza carico, prova a cella mezzo carico e prova a cella con un carico dell'80 e 100. Queste sono le valvole che abbiamo utilizzato. Allora, cerco di spiegare il grafico. Il quadrato, considerando che la nostra cella lavora a 4 kW e mezzo, poi la valvola di espansione, vedete che la valvola termostatica meccanica
modula in un piccolissimo range, cioè lei lavora sempre tra un, più o meno il 5%. La valvola pulsata lavora sempre solo all'interno del più o meno 20% della potenzialità, mentre la valvola stepper, fermata, avendo una modulabilità molto lineare nella risposta, è in grado il range di funzionamento più alto, può funzionare dal 5% al 100%. Questo che cosa aiuta? Che se il mio compressore, se la mia cella è già a regime e il mio compressore è un inverter, quindi sono già a regime, è inutile che continuo a dare il 95%, consumo meno refrigerante, diminuendo un po' il flusso di refrigerante attraverso l'organo di laminazione, diminuendo anche i giri del compressore. E questo è, vale anche dal lato opposto, nei reattori all'inizio che bisogna più potenza, io riesco a aprire molto di più con la valvola stepper o con la boost, quindi ho un picco di consumo all'inizio, poi una stabilizzazione più isolata. Questi sono i test che abbiamo fatto, non so quanto voi conoscete il codice CASTA, comunque questa è la valvola termostatica meccanica, questa è la valvola pulse modulation, questa sopra è la valvola, la valvola stepper. Ho assunto un po' i test perché ne abbiamo svolti veramente tanti, ho portato solo quelli più significativi, tre test a carico nullo, tre test al 40% e anche tre test all'80%. Sono i numeri di test. Cominciamo con qualche grafico. Il primo test che riporto è la camera vuota. Purtroppo si vede un po' poco perché sennò mi fa un sacco di tracci. Questo è un sensore all'interno della cella. Nel primo caso c'è solo la temperatura della cella, perché essendo senza carico non cambia nulla, quindi ho fatto solamente quella. Si vede che a cella vuota il transitorio della cella di raggiungimento di temperatura è perfettamente sovrapponibile alle tre, non c'è nessuna differenza. Però che cosa si vede? Questa qui è la percentuale di apertura della valvola. La boost non può aprire sotto un certo limite, quindi lei comunque deve aprire almeno il 50% del tempo. La stepper, che è quella verde, è sempre chiusa, perché quando la cella raggiunge il regime, quindi molto rapidamente, può rimanere chiusa la maggior parte del tempo. Questa è la linea della variazione del surriscaldamento all'interno del evaporatore e la cella. Sembrano molto differenti i grafici, ma se andiamo a analizzarli, a camera vuota, la variazione del surriscaldamento è sempre prendendo di più o meno un grado, gli spike. Il verde era un'altra lavora di stepper nella camera di fianco, ma come vedete, anche se molto frastagliato, siamo sempre nell'ordine del grado, la variazione sul riscaldamento. Questi sono invece i grafici del carico dei compressori. Allora, le due celle erano alimentate da una centrale con due compressori, uno senza inverter e uno con l'inverter a parità di potenza. Si vede che nella prima fase di transitorio parte il compressore, quello a gradino, e man mano si ha una richiesta inferiore di quello a inverter, fino
a spegnere il bucadino e a usare solo quello a inerta. Come dicevo prima, la PURS che ha questi sono i tre comportamenti molto diversi la PURS, termostatica meccanica, termostatica passo passo. Proprio qui in fondo è nascosto, ma dopo si vede meglio. Si vede come si poteva intuire che la valvola stepper raggiunge un carico del compressore che è sempre intorno al 20% quando arriva al giro. Questo è l'analisi dei kilowattora. E questi sono i numeri dei grafici che abbiamo visto prima, depurati dal valore dall'ora di defrost, cioè l'ora di defrost non abbiamo tenuto conto durante il calcolo. Come si vede, i primi 120 minuti, la media, quando il tempo si raddoppia il consumo diminuisce, quando il tempo diventa tre volte o più, la percentuale di utilizzo del compressore diminuisce e questi sono i kilowattora utilizzati in quel periodo. Come dicevo, si vede che una migliore regolazione aiuta anche l'inverter a lavorare meglio. Questa cosa si ripercuote un po' anche con una cella al 40%. Qua abbiamo due tipi di grafici differenti. Abbiamo la temperatura della camera, che sono le tre linee vengono in tre punti all'interno della camera, e abbiamo anche tre sonde all'interno del carico, che hanno dei blocchi di legno a umidità controllata. Il comportamento nell'apertura delle tre valvole, come vedete, è analogo a quello prima. Purtroppo non si vede perché era nell'altra pagina, cambiano solo i valori, ma il comportamento visivo cambia un po' le percentuali di apertura. Anche il surriscaldamento è lo stesso. Ha lo stesso grafico, anche in termini di valori. L'applicazione di un carico parziale all'interno della cella non ha portato grosse variazioni nella regolazione del surriscaldamento se non nel tempo di transitorio. Infatti si vede che la valvola stepper ha sempre un raggiungimento del surriscaldamento molto rapido e poi un mantenimento più o meno in grado. Qui lo c'è il defrost, mentre le altre due hanno sempre un periodo di qualche minuto più prima di raggiungere il surriscaldamento corretto. Qui sono sempre grafici del consumo di potenza dei vari compressori. In questo caso, se vi guardate i grafici di prima, si è arrivata una cosa che ti fa questo lavoro è normale, che con già un carico nella cella, quindi una certa inerzia termica, il carico di lavoro del compressore diminuisce, perché se io ho solo aria che mi scambia tanto, la temperatura mi decade molto più velocemente. Se all'interno ho un carico termico che mi fa un po' da assorbire, mi fa da inerzia termica, mi tiene già il freddo lui, quindi serve che apporto meno freddo, serve che asporto meno calore per tenere calda, per tenere dalla cella. Infatti i valori della stepper prima si attestavano sopra il 20%, in questo caso scendono sotto il 20%, scendono sotto il 20% anche quelli della termostatica meccanica. Questi sono è stato lo stesso grafico di prima, in cui si può vedere i primi 120 minuti, poi 120 minuti, la percentuale di utilizzo del compressore, questi i kilowattora dei primi 4 100 minuti. Anche in questo caso
il tempo di defrost non viene controllato, viene sempre rimosso dal calcolo. Adesso facciamo il test al carico 80%. Il carico è sempre molto più lento. In questo, nella slide di prima arrivava a regime in circa 240 minuti, in questo caso arriva a regime meno 20 in circa 400 minuti, quindi si impiega molto più tempo, pur mantenendo la linea delle seconde all'interno della cella uguale. Stessi grafici di prima, non cambia il valore diciamo, la tolleranza di surriscaldamento, che rimane sempre costante più o meno un grado in tutti i casi. C'è sempre il problema di transitorio della puls e della barbola stepper, che è un pochino più lungo della barbola stepper. Si nota un ulteriore abbassamento del consumo di potenza regina, perché il carico termico è ancora più grande, quindi l'evidenza termica è ancora più grande, quindi ci mette un poco tempo ad andare a regina, ma una volta raggiunto è in grado di mantenerlo molto di più. Qui volevo far vedere una cosa importante: mentre la cella vuota e c'è la 40% di carico, il consumo del kilowatt è cambiato molto, perché con la cella si passava da un transitorio molto rapido, quindi un rallentamento dei compressori molto rapido. All'inizio avevamo un consumo del 16% contro un consumo del 16 kW rispetto a un 21 del 40%. Tra il 40 e l'80 si ha un aumento del 10%, perché comunque io ho sempre l'apporto del carico termico, del volume di aria occupata all'interno della cella. Adesso ci dovrebbe essere, insomma, questa è quello che dicevo prima. Questo è il riassunto di tutte le potenze viste e adesso. In questo caso si vede che la valvola, la capacità di regolazione della valvola elettronica riesce a generare nel sistema un consumo di potenza inferiore anche al 10-12%, che aumenta quando si raggiunge il regime, perché sono i dati del vecchio. Avete visto, la valvola termostatica ha meccanica, ha un consumo analogo alla valvola pulse in termini di kilowatt, quindi sono abbastanza simili. Adesso con questi dati e i dati dell'impianto andiamo a analizzare il TEU, che è quello che dicevamo prima, che in questo che arrivati a questo punto, un'idea, sì, quella che consuma meno è la nostra popola stepper, seguita dalla vecchia termostatica meccanica e per ultima la valvola solenoide. Come vi dicevo prima, il TEU è normato, insomma, un calcolo del TEU è normato e sono questi parametri, cioè sono il GVP relativo a 744, il tasso di beta, sono tutti i parametri questi qua che noi abbiamo recuperato da questo rapporto ISPRA, che parla sia sono parametri normati che vanno da impianto a impianto, anche se non esiste ancora una normativa che parla proprio della prestazione delle condomini rispetto al tipo di gas, rispetto ai tipi di fluidi utilizzati all'interno di questo rapporto. Si trovano questi valori che io in reporto. Ho voluto riportare anche il vecchio 404A, che è un GOP
altissimo, perché dopo alla fine, alla fine si vedrà che la differenza è enorme. Ovviamente il sistema di diciamo, il tasso di perdita annuale che è relativo all'impianto, però che è un altro dei parametri che è indicato per il calcolo del TEWI, essendo l'impianto stesso, essendo l'impianto lo stesso, secondo me questa mappatura è sbagliata. Cosa succede? Questo valore è l'impianto di perdita, il tasso di perdita annuale, cioè ogni valvola si stima quanto può perdere in un anno. Non esistono anche qui delle tabelle che dicono la valvola tonica caster perde il 10% piuttosto che la valvola FUS da fosforna perde di più. Esistono delle tabelle che parlano genericamente di valvole di espansione. Questi valori sono stati definiti da prove e riportano tutti 10 per la generica valvola di espansione nel rapporto ISPRA e nella e il 378 riporta un tasso annuale di perdita di 10. Noi perché vi abbiamo aumentato i parametri? Perché la costruzione di una valvola step rispetto alle altre due è molto differente. Tenete conto che una valvola termostatica meccanica ha sull'interno dei gas inquinanti, tipo l'R105, l'R650, sono comunque dei gas molto inquinante, già solo per questo la produzione di questa valvola deve essere considerata un tasso di perdita molto più elevato. Questo è il calcolo del TEWI della cella a vuoto, impatto diretto e impatto indiretto. Si vede che l'impatto della valvola termostatica, motore passo è sempre il più basso, seguito dalla 2028 e per ultima la valvola termostatica meccanica, che pur avendo un impatto indiretto più basso, cioè si viene dimensionata bene, riesce a far funzionare bene l'impianto, il tasso di produzione della valvola termostatica meccanica è molto più alto, proprio perché al suo interno porta dei gas che speriamo un giorno di andare a modificare, ma sono gas inquinanti che hanno questo problema. Tutta questo valore, pur cambiando quei numeri, questo comportamento si ripercuote per tutte le valvole, partendo per tutti, e che sia col test al 40%, sia col test all'80%, è un comportamento che si ripete sempre. Come vedete, la parte sotto è il valore dell'impatto diretto, perché sono riferiti alla costruzione dell'impianto e al tipo di gas, sono sempre gli stessi. Cambia solo il valore indiretto, che è relativo al consumo energetico dell'impianto. Come dicevo prima, le conclusioni sono che fluidi a basso G e OP che collaborano insieme a un compressore a inverter con una valvola di espansione di contrazione moderna, che quindi riporta al suo interno non più sostanze inquinanti, è un sistema di produzione moderno, è in grado di abbassare questo impatto ambientale in termini di tonnellate di CO2. Questo è, come vi dicevo prima, un esempio di calcolo. Questo è il nostro impianto, che prima ci sembrava un istogramma altissimo. Abbiamo rifatto il calcolo di impatto diretto utilizzando il 404, si capisce perché non vedo
usarlo più, perché è quando tutto l'impianto del 404 supera anche il consumo dell'impianto stesso, perché sono supera il circa 70 tonnellate di CO2 equivalente rispetto agli altri. Ultima slide, questo qui è il passato, il TEUI degli impianti passati, questo qui è il TEUI dell'attuale impianto, chiaro, ha portato solo il valore della espansione motorizzata, e questo è quello che dal 2022 ci aspetteremo negli impianti di refrigerazione, con un GWP che è il 10% rispetto al GWP dei fluidi attuali. Che cosa vuol dire questo? Ok, abbiamo messo a posto, abbiamo messo una pezza sull'impatto diretto dei fluidi refrigeranti e dell'impianto. C'è ancora tanto lavoro da fare sul consumo indiretto. Tutta questa che vediamo sopra è tutto lavoro per ottimizzare i nostri impianti, i nostri sistemi di consumo di energia. Ho finito, se volete chiedermi a che cosa. Sono a posto. Ci ho messo qualche minuto, un paio di minuti meno, però. Posto, ho finito ora. Bene, delle domande? Qualche domanda sui efficienti alternativi, sai risponderla? No, qualcosa la so, non sono ferratissimo perché faccio la ma un po' la so. Faccio una domanda io allora. Il componente, l'ho già fatta ieri ad Antonio, la faccio anche a te questa domanda. È un test allora. Tra il CO2, visto che hai accennato la CO2, il componente più critico sulla CO2, ovviamente abbiamo altissime pressioni sulla CO2, sì. E ovviamente come fate voi sono componenti quelli che probabilmente oltre al compressore ovviamente sono quelli che componenti che sentono più dei problemi dell'alta pressione, sì. Perché avete componenti piccoli, guarnizioni, avete molti componenti appunto che possono essere stressati da questa alta pressione. Qual è il componente più critico nella CO2? Per non rispondere come ha risposto ieri Antonio, cambio un pochino la risposta. Ogni componente ha una sua criticità, sì. Nel senso, la valvola solenoide soffre, come diceva ieri Antonio, delle variazioni di pressione, l'alta pressione differenziale genera usura all'interno della valvola, negli organi in movimento, quindi sì. Le forze che sono in gioco sono molto più alte. Quindi, che andare i materiali, gli espressori, anche i contatori sono un pochino più costringenti. Un altro organo che soffre tanto la variazione di temperatura e di pressione, sembra strano, è la valvola di sicurezza. Una valvola di sicurezza, che è una, alla fine è appunto un organo di sicurezza, che è in grado di garantire una tenuta nel tempo. Per un impianto a CO2 è un pochino più complesso. Perché? Perché non esistono molti materiali di tenuta, e tipicamente il materiale di tenuta all'aumento della temperatura diventa un pochino più morbido. Una valvola di sicurezza come le nostre, che sono fatte a tenuta soffice, messe su un impianto a 120-140 bar, se superano gli 80 gradi possono diminuire la loro capacità di tenuta, cioè nel rimanendo a temperature abbastanza elevate e a pressioni basse. Cioè se rimanesse sempre a pressioni elevate, l'organo di tenuta schiacciato dalla molla non ha problemi. Mentre se siamo delle oscillazioni sull'impianto anche di 50-60 bar, certo. Ho un continuo, diciamo, una sorta di cuscinetto sulla tenuta. E questo cosa mi porta?
a un peggioramento di funzionamento della valvola di sicurezza. Quindi noi non vogliamo mai mettere sempre una sola valvola di sicurezza nell'impianto. Se mette una di bassa e una di alta, perché la tenuta è sempre sola, non si può avere una molla sola. Sempre su questo argomento, poi mi interrompo. Adesso magari di quella banalità, ma il filtro separatore dell'olio nella CO2, cioè ovviamente l'olio circa, essendo un separatore abbastanza grosso, non subina problemi di. Intanto, lo fate molto spesso, ovviamente. No, per il momento no, lo facciamo. Ah, non lo fate. Per il momento non lo facciamo perché sono. Data la pressione e dato il volume che è maggiore di un litro, sì, avrebbe dei problemi come del motivo aperto, si cambia il gruppo. Quindi non si usa, al momento non si usa? Sì, adesso faccio un nome di un concorrente, attualmente quelli che si usano, e che anche io ho sul mio Codencaster, usiamo quelli rossi della Temprite, che hanno spessori differenti, tenute differenti. Il separatore serve sempre, però deve essere fatto come ce l'hai per le pressioni, le variazioni di temperatura e omologato secondo la normativa differente, perché la pad in quel caso non richiede solo una resistenza alla pressione, ma richiede anche che il materiale dell'acciaio con cui è fatto il separatore abbia una resilienza, adesso il numero esatto non me lo ricordo, ma sia un acciaio speciale, non basta che sia acciaio, quindi è un pochino più, sembra un componente semplice, ma c'è un motivo per cui lo fanno in pochi, perché è abbastanza difficile da fare. Esatto. Scusi, ma i filtri antiacidi che poi avete in commercio, quando viene il discorso che sta leggendo adesso l'ingegnere da mettere prima al serbatoio del liquido dell'olio, non vanno benissimo perché mettere oltre il filtro di base d'altro pure un filtro prima del ricevitore dell'olio per cercare il filtro che poi è un antialido, no? Sì, ma riporta un 20% di alumina, quindi quello che abbiamo fatto dei conti, che è in grado di neutralizzare circa 12 mg di idrossido di azoto ogni 20 kg di olio, quindi ed è mentre fa quel lavoro lì. Grazie Ingegner Farina. Prego. Salve. Benissimo, buon cliente. Grazie.